oggi decoriamo altre uova. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi incideremo delle uova di gesso. Vedrete che belle uova si possono fare e come trasformare delle uova dozzinali, veramente banali e da pochi euro, in oggetti d'arredo bellissimi che possono essere tenuti come monili tutto l'anno esposti e che rendano la nostra casa bella e che rendano un qualcosa da pochi euro un oggetto veramente importante e serio, anche da poter regalare. Basta parlare, andiamo a fare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a decorare le nostre uova di gesso. Ed ecco l'occorrente per realizzare il nostro uovo di gesso decorato. Vedete un tavolo pieno di cose, ma non vi occorrerà tutto perché vi sto mettendo le varie alternative. Sicuramente vi occorrerà un uovo di gesso. Questo lo trovate in qualunque negozio di belle arti, sono le uova che si usano per il decoupage. Sono uova di gesso. Questo uovo così grande, guardate, questa è la mia mano, è... la copre tutto, l'ho pagato 5,50 euro se non mi sbaglio, comunque si aggirano, li trovate dai 5 euro ai 7 euro. Poi per incidere questo uovo potremmo usare due strumenti: o il bulino, che è questo chiodo, e quindi faremo un'incisione a mano, oppure il nostro caro vecchio amico Dremel, che ci aiuterà in maniera enorme nell'excursus di questo video, perché naturalmente velocizzerebbe notevolmente i tempi qualora lo aveste, ma se non lo avete non ne vale la pena di comprarlo per un lavoro sporadico di questo tipo. Se dovesse piacervi e voleste farne qualcosa di più che un lavoretto sporadico, lavoretto sempre tra virgolette, perché questo viene fuori un lavoro veramente veramente bello alla fine, un monile, un oggetto veramente di pregio, vedrete, casomai in un secondo momento deciderete se acquistarlo. Se ne trovano di più tipi, di più marche e di più prezzi di Dremel. Io li chiamo, sintetizzando, tutti Dremel, ma sono appunto questi trapanetti elettrici con varie punte. I prezzi si aggirano dai 25 euro di quelli dei cinesi ai 200-300 euro dei Dremel super accessoriati. Ci occorrerà sicuramente una matita bene appuntita, una gomma e un temperamatite. Per dipingere, per dare una coloritura a quest'uovo alla fine del lavoro, potremmo avere due opzioni. Potremmo farlo o con della gomma lacca, scusate, ecco qua. Vi metto qui il link per accedere al video dove preparo la gomma lacca, in modo da poter vedere come si prepara e che cos'è la gomma lacca per chi non lo sapesse, ma gli affezionados di Arte per te lo sanno. Oppure del caffè solubile o dell'orzo solubile o del tè molto ristretto. Con questi due liquidi potremmo dare, o con l'uno o con l'altro, una scialbatura al gesso. Cos'è una scialbatura? È un tono di colore trasparente che si appone sulla superficie di una pietra, di un muro per esempio, e qua vi ho fatto, guardate, due esempi. Questa è la superficie trattata con la gomma lacca, mentre questa è la superficie trattata con l'orzo bimbo. A me come tono di colore mi piace un po' più freddo, meno rossastro, e quindi userò l'orzo bimbo sicuramente, perché voglio simulare una sorta di finto avorio, diciamo così. Quindi io userò l'orzo bimbo, viene benissimo anche col tè o col caffè. Non fatevi trarre in inganno dalla semplicità del materiale che stiamo utilizzando, perché le scialbature a tè e a caffè sono degli espedienti comunissimi anche nell'edilizia per scialbare interi edifici, cioè per dare un tono di calore, colore, trasparente ad interi edifici, perché una volta essiccati rimangono resistentissimi, specialmente naturalmente se protetti da vernici successivamente. Poi per finire il lavoro, delle cere per mobili normalissime. Io ho queste che sono di alta qualità, ma voi potrete scegliere anche delle cere più di bassa qualità, non è importante, l'importante è che si dia una sorta di protezione appunto alla scialbatura. Io ce l'ho sia in tono naturale, che sia in tono neutro, che in tono noce, e sceglierò insieme a voi più avanti quale utilizzare. E poi occorrerà anche una spugnetta bagnasciuga nuova o quantomeno pulita. E infine ci occorrerà un pannetto
letto in lana, o io in questo caso lo sto usando in microfibra, per passare la cera sul manufatto per la rifinitura finale. Il lavoro di oggi, vi anticipo, è un lavoro molto serio, abbastanza lungo, è però di grande, grande soddisfazione. Quello che ne verrà fuori sarà un oggetto che potrete regalare senza tema di fare brutta figura. È qualcosa di veramente, veramente bello. Ora cosa faremo? Andremo a disegnare tutta la nostra superficie dell'uovo. Io vi metterò sulla pagina Facebook di Arte per Te, di cui trovate il link qua sotto nel box informazioni, l'album con l'uovo inciso in finto avorio, e vi metterò lì tutte le foto dell'uovo con i disegni preparatori che io già ho fatto. Guardate, ora lo vedete tutto sporco perché maneggiandolo la grafite cede colore. Ma è inutile che vi faccia degli schemi veri e propri per fare le uova, perché le uova vengono fuori dalla vostra fantasia facendole in maniera speculare. Io vi consiglio di partire sempre dal centro e a tracciare proprio il centro vero e proprio, così. Poi, prendendo più o meno le misure da tutti e quattro i versanti, diciamo così, partire con dei disegni, che ne so, delle gocce, che siano sempre speculari. Quindi da una parte e dall'altra, simili, da una parte e dall'altra. Non badiamo molto, non ce ne freghiamo totalmente, ma non badiamo molto alle misure, perché come vi dico sempre io, le cose fatte a mano sono belle anche perché sono irregolari, perché presentano delle irregolarità. Quindi, per esempio, ho fatto queste quattro gocce, ora riempio per esempio qui con un tre palline, una più piccola, una media e una più grossa. E procedo specularmente, una più piccola, una media e una grossa, e poi arricchite di dettagli, quindi magari arricchite il centro di questi vuoti che sono molto grossi e molto bianchi, così, mettendo un doppio bordo alla goccia. Fermo restando che tutto quello che tracciate a matita può essere cancellato e riscritto. Io di solito, arrivato a questo punto, poi giro e cambio verso e comincio magari a farmi un corrispettivo dall'altra parte. Partendo da dove ci sono i pallini, io scendo più o meno dritta, mi segno un punto e magari faccio, che ne so, un triangolo un po' con delle linee curve. Faccio questo e lo rifaccio anche più o meno alla stessa altezza dove ci sono le altre palline e salgo anche qui. Vedete, piano piano si forma un disegno più o meno speculare e via via andiamo a riempire il nostro uovo con dei disegni. Io qui c'ho la goccia, scendo dritta, faccio un puntino e magari posso fare una sorta di goccia al contrario. Voi mi direte, ma io non ho la manualità. A parte il fatto che la manualità viene fuori creando, provando e riprovando, ma seconda cosa poi, troverete le foto sulla mia pagina Facebook per copiare questo disegno. Terza cosa, potrete fare anche dei disegni molto semplici, non c'è bisogno che sperimentiate subito con disegni così articolati, arzigogolati. Potete andare semplicemente con delle strisce a rete o delle semplici strisce o degli rigori, e potete prendere spunto dall'album delle candele dell'IKEA che trovate sempre sulla mia pagina Facebook. Insomma, spunti sulla pagina Facebook, scorrendo gli album, ne troverete quanti ne vorrete. Ora io, è inutile che sto qui a disegnare con voi, perché vi ho detto, la parte già disegnata la troverete sulla mia pagina Facebook. Per non farvi invecchiare, qui prendo il mio uovo che, come vedete, è molto sporco perché la grafite si trasferisce immediatamente sulle vostre mani, quindi se volete la certezza del disegno, arrivati al punto in cui avete disegnato tutto l'uovo, spruzzate un po' di lacca per fissare la grafite dov'è. Io non lo faccio perché
non mi interessa. Se perdo il disegno, naturalmente lo so riprendere. Ora vi faccio vedere la differenza di lavorare col bulino. Io vedete già un po' inciso per vedere anche se si poteva fare sia col bulino che col Dremel, quindi fate sempre le prove e vi faccio vedere appunto com'è il lavoro a bulino. Con l'abulino si comincia proprio con la punta a graffiare sulla matita, si scalfisce il gesso, vedete? Si soffia. Col Dremel lavorate con la mascherina, ovviamente. Chi segue Arte per Te lo sa che quando si fanno polveri si lavora sempre con la mascherina. Se siete nuovi, se fate polveri, lavorate sempre con la mascherina. E poi si comincia a incidere in maniera più profonda una volta fatto il solco, per rendere maggiormente evidente la nostra incisione. Così. Se invece vogliamo usare il Dremel, vedrete che sarà tutto molto molto più celere. L'unica accortezza che dovrete avere nell'utilizzo del Dremel, appunto, è quello di non indugiare sul segno, ma di passare velocemente sulla matita e poi casomai ripassare successivamente. E poi decideremo insieme se ripassare successivamente con il Dremel nuovamente o ripassare con il bulino, perché magari a un tratto più sottile può esserci d'aiuto se abbiamo sgranato qualche parte di gesso. Allora, ora vi faccio vedere come funziona. Se voi non avete il Dremel, niente paura, proseguite piano piano ad incidere tutto con il bulino. E allora, mettete i perpendicolari e seguite la linea. Non indugiate, andate spediti. Ripassiamo una seconda volta. Come vedete, il tratto del Dremel è molto più spesso di quello a bulino. Vi faccio vedere, questo è a bulino e questo è a Dremel. E allora, è più spesso e anche per certi aspetti più sbavato, più impreciso. Allora io dopo cosa faccio? Ci ripasso col bulino. E allora voi mi direte, ma scusa, ma allora perché non lo fai tutto a bulino? Perché naturalmente, avendomi scavato il Dremel, avendomi scavato la prima superficie, mi alleggerisce il lavoro di imprimitura del chiodo. Ma nulla che non si possa fare solo col bulino, eh? Quindi, come vi dicevo, è inutile comprarlo per fare questo, un genere di lavoro come questo. Proseguiamo! Avrete finito di lavorare a Dremel il vostro uovo, cominciate a definire campi incisi con il bulino. Senza perderci molto tempo, perché sennò questa operazione diventerebbe infinita, ma solamente facendo in modo
che i solchi siano ben evidenti. Finita questa operazione, con una bagnasciuga nuova ed umida, cerchiamo di togliere l'eccesso di grafite dalla superficie dell'uovo. Questo servirà da una parte a scaricare la grafite in eccesso e dall'altra a dare una coloritura omogenea a tutto l'uovo. Siate accurati anche in questa fase della pulitura, perché la cromia in questi lavori di decorazione è molto molto importante e da questa operazione dipende proprio la cromia finale del vostro uovo, la colorazione finale del vostro uovo. A questo punto siamo giunti al momento più divertente di tutta la situazione. Abbiamo fatto la parte più impegnativa, quella dell'incisione. Adesso siamo giunti all'utilizzo del nostro orzo. Come vi dicevo, qui ci sono 2 cucchiaiate di orzo in pochissima acqua, giusto quella necessaria per diluirla. Con questa soluzione spennello tutta la superficie del mio uovo e faccio assorbire l'orzo. Come vi dicevo, potete usare anche la gomma lacca. Io non voglio usare un tipo di pigmentazione che crei un film pittorico, per questo non vi sto suggerendo di usare acrilici o colori, perché mi piace proprio l'idea della simulazione della materia di questo colore, quindi che non si veda che ci sia posto un colore sopra. Potremmo farlo con gli acquerelli, ma no, preferisco farlo con metodi ancora più naturali. E sovrapponete strati di orzo o gomma lacca fino a quando non sarete soddisfatti della coloritura del vostro uovo, quindi della scialbatura che state dando. Guardate, sembra, non so se si vede, se i colori rendano fedelmente in videocamera, ma sembra veramente color avorio. L'orzo, dando una coloritura molto simile al terra ombra naturale, molto molto diluito, si presta moltissimo per questo tipo di lavori, perché viene questo avana freddo, questo marroncino chiaro 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 freddo. Quando sarete soddisfatti della tonalità del colore, fermatevi e fate asciugare completamente. Come vi dicevo nell'intro, vi faccio vedere 2 tipi di cera. Una cera color noce e una cera naturale. Gli effetti naturalmente saranno molto differenti, ve li faccio vedere entrambi. Ne darò un po' noce e poi rifinirò tutto con la cera naturale. E allora guardate, passo prima la noce su tutto, perché questa così scura andrà a inserirsi in tutti gli interstizi che abbiamo passato a Dremel e a Bulino, quindi dando loro maggiore vigore espressivo, diciamo così. Perfetto. La cera fa sì anche che l'orzo, come molti elementi organici, può rimanere un po' appiccicaticcio al tatto, ma una cosa leggerissima. Con la cera questa sensazione scompare del tutto, ovviamente, perché crea un film al di sopra di esso che lo sigilla, lo protegge. Una volta ripassato tutto l'ovetto con la cera noce, faccio asciugare 2 minuti e do una ulteriore lucidatina con la cera naturale. Questa la metto più abbondante e compio tutto il giro dell'ovetto. Passato su tutto, se vorrete un effetto lucido, lasciate in posa la cera per una decina di minuti, quindi ripassate con un bel panno di lana alla velocità della luce su tutto e questo farà risplendere la cera. Se vorrete un effetto più naturale, sempre lucido, vedete, però più smorzato, e allora lasciate la cera così ad asciugare sul vostro uovo. Ed ecco quindi il nostro manufatto. Questo va al di là
dell'oggettistica e dell'hobbistica. Qua siamo già a un buon livello di decorazione, quindi è un bel regalo da fare, ma non pensate di allenarvelo se dovete venderli a meno di 100-150 euro, a seconda di quanto ci abbiate lavorato, dai 150 euro in su, diciamo così. Quindi abbiate anche coscienza delle cose che create, che se anche non sono arte nel vero senso della parola, possono comunque assurgere un ruolo di buon artigianato. E naturalmente state sempre attenti al tempo che ci mettete, qui c'è un gran lavoro sopra, quindi piano piano, ed è fatto anzi in maniera anzi abbastanza grossolana, perché sarei potuta essere più precisa essendo più lenta, ma a quel punto i livelli di prezzo, di impegno sarebbero stati maggiori ancora. Questo del resto per me era solo un gioco, e quindi l'ho fatto giusto per farvi vedere la tecnica. Sembra un po' un misto tra un uovo di avorio e un uovo di struzzo, comunque viene molto bello, anche si potrebbe dare anche una lavorazione un po' shabby, sfregandolo un po' e facendo uscire il bianco sotto, insomma sbizzarrite la vostra creatività. Ora vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Avete visto che bello incidere le uova? Certo, mi raccomando, sempre la mascherina quando si crea della polvere, perché non è tanto la materia che si va ad incidere che fa male, possa essere il gesso, il legno, ma è la polvere che si sedimenta nei polmoni. Quindi non respirate mai le polveri, perché le polveri sedimentando nei polmoni poi fanno venire alla lunga dei brutti mali. Quindi state attenti, non respirate mai troppa polvere, e soprattutto non respirate mai troppe polveri pesanti che non si riescono a dissolvere, insomma, dicendola proprio in soldoni, ma per sicurezza non respirate nessuna polvere, sempre mascherina. Quindi avete visto queste uova quanto vengono belle, potete decorarle effettivamente come vorrete, con colori, con la cera per dare una patina di avorio antico, insomma sbizzarrite la vostra fantasia. L'uovo è il simbolo della Pasqua, molto presto ve ne parlerò proprio nella rubrica della simbologia. Se vi piace questo viaggio all'interno del mondo della decorazione, mi raccomando, un bel pollice in su per Arte per Te. Un pollice in su perché, come sapete, questo tiene alta nella visualizzazione il canale, in modo che molte persone possano vederlo, sempre che voi reputiate che Arte per Te meriti la visibilità. Vi aspetto sempre sulla pagina Facebook di Arte per Te, dove potremo colloquiare in maniera diretta, dove potrete espormi i vostri dubbi, dove potrete andare a cercare idee nei vari album per decorare i vostri oggetti, e soprattutto che aspetto anche nel mio secondo canale, Due Cuori Una Cappa, di cui nel box informazioni trovate il link. Cliccate e iscrivetevi, perché lì invece vi aspetta un mondo goloso fatto di simpatia, allegria e famiglia. Insomma, vi aspetto sempre qualora voi vogliate stare in compagnia di Ombretta. Per oggi basta però, noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, e felice Pasqua!